un sodalizio a quello del club fedelissimi, i cui primi 20 anni di vita sono in maniera insolubile intrecciati con le vicende della squadra di calcio di questa città. L'amore infinito per il Nardò Calcio ha rappresentato ovviamente la ragione sociale di fondo del club fedelissimi, una passione calcistica mai disgiunta dall'amore verso la propria città, concretizzatasi nella realizzazione di una serie di meritorie iniziative di natura sociale, il rilancio e la valorizzazione della festa patronale innanzitutto, sicuramente il fiore all'occhiello dell'attività posta in essere dai soci dei fedelissimi, distintesi in questi anni anche nel campo della solidarietà. La splendida ricorrenza che festeggiamo questa sera nel Teatro Comunale coincide purtroppo con la pagina più amara del calcio neretino, ovvero la triste scomparsa della società che ininterrottamente per 46 anni, nell'inevitabile alternanza di trionfi e sconfitte, gioie intense e anche colossali amarezze, ha portato il nome di Nardò sui campi di tutta Italia e accompagnato le domeniche di tantissimi neretini. Una serata nobilitata dalla presenza di tante indimenticate vecchie glorie che salutiamo con un grande applauso. Una serata che vogliamo essere, come dire, voglio che sia propedeutica e di buon auspicio sicuramente per il rilancio del calcio qui a Nardò. Un nuovo inizio, quindi, che nel solco della tradizione e del blasone del Toro Granata dovrà in maniera inevitabile essere animato da progetti ambiziosi, ed è quello che noi ci auguriamo. Vogliamo lanciare questo messaggio di speranza questa sera. Grazie, grazie per essere venuti, grazie alle vecchie glorie, alcuni di loro hanno percorso centinaia di chilometri per essere qui puntuali questa sera nel Teatro Comunale e a voler onorare questo appuntamento con i 20 anni del club fedelissimi. All'inizio io inviterei il primo cittadino di Nardò, l'avvocato Marcello Risi. Salutiamo l'avvocato Risi con un applauso. Buonasera sindaco, per il suo indirizzo di saluto. Innanzitutto auguri al club fedelissimi. Sono 20 anni, non sono pochi, non è facile rimanere legati per 20 anni e stare vicini per tanto tempo alla nostra squadra, ma anche alla città, come si è detto. Io voglio dire pochissime parole perché voglio godermi questa serata straordinaria. So che ci sono tante vecchie glorie della nostra squadra in questo teatro e voglio ringraziarle anche a nome dell'amministrazione comunale, a nome della città, per essere presenti. Questa città sente forte il legame con il calcio e sente forte il legame con tutti coloro che hanno indossato, regalando tante emozioni, la maglia granata. Io lo dico con il cuore a coloro che sono qui. Questa città non si dimentica mai delle loro imprese, dei loro gol, dei loro dribbling, della loro esultanza. Sono tante le emozioni che ci hanno regalato e noi queste emozioni le vogliamo rivivere. Vogliamo partire da questa sera a scrivere altre pagine di gloria per il nostro Nardò. Forza Rossi, forza Toro. Grazie, grazie sindaco.